24 piazze italiane, numerosi, coraggiosi, ordinati, silenziosi e pacifici, ma determinati, perché vedono il futuro loro, delle loro aziende, delle loro famiglie, del loro progetto di vita in vero pericolo. Queste misure sono necessarie per rimetterci in piedi. Chiediamo però con forza che si renda giustizia ad un settore che oggi è sì a terra, ma che vuole tornare a correre sulle sue gambe. Lo chiediamo per la storia delle nostre imprese, per il presente delle nostre famiglie, ma soprattutto e anche per il futuro dei nostri giovani, delle nostre città e del nostro paese. Grazie. Quattro piazze italiane, numerosi, coraggiosi, ordinati, silenziosi e pacifici, ma determinati, perché vedono il futuro loro, delle loro aziende, delle loro famiglie, del loro progetto di vita in vero pericolo. Queste misure sono necessarie per rimetterci in piedi. Chiediamo però con forza che si renda giustizia ad un settore che oggi è sì a terra, ma che vuole tornare a correre sulle sue gambe. Lo chiediamo per la storia delle nostre imprese, per il presente delle nostre famiglie, ma soprattutto e anche per il futuro dei nostri giovani, delle nostre città e del nostro paese. Grazie. Allora, benvenuti a tutti, benvenuti a questa assemblea in piazza. Come primo gesto vi chiedo di alzarvi tutti in piedi alle 130.000 vittime italiane, al milione di vittime europee, a tutti gli imprenditori e le imprenditrici che, travolti anche dalla situazione economica, purtroppo non ce l'hanno fatta. Per cui vi chiedo un minuto di silenzio. Thank you.
Prego, diamo avvio ai lavori di questa assemblea. Mi presento, per chi non mi conoscesse, sono Calugi, direttore generale della FIPE. La FIPE, lo sapete, è una realtà che esiste da più di 70 anni, una realtà storica, seria, forte, determinata, ramificata in tutta Italia. Noi oggi qui siamo a Roma e per motivi di sicurezza siamo qui con i rappresentanti dal profondo sud al profondo nord. Ma la FIPE fa parte di un sistema, e oggi lo vedremo, anche un sistema che si espande in tutta Italia, un sistema che si chiama Confcommercio, e quindi credo non ci sia modo migliore per iniziare questa assemblea che chiedere al presidente Sangalli, al presidente di Confcommercio Imprese per l'Italia, di portare il suo saluto e il suo pensiero. Prego, presidente. Posso toglierla? Sì, sì. Cari amici imprenditori, cari amici della Confcommercio, carissimi amici della FIPE, caro Presidente Stoppani e Carolino, grazie. Grazie perché siete qui. Grazie anche per come siete qui. Perché portate con dignità e serietà la voce di un mondo che ha subito sulla propria pelle tante decisioni difficili, incomprensibili, spesso ingiuste in quest'anno drammatico di pandemia. Noi oggi siamo qui e vogliamo futuro. Oggi, in questa piazza, in queste piazze, c'è l'Italia. L'Italia operosa, l'Italia che rischia in proprio e crea lavoro e futuro per la famiglia, per i collaboratori, per la comunità. È l'Italia della ristorazione e dei pubblici esercizi. Ed oggi, cari amici della FIPE, tutta la Confcommercio è qui con voi. La Confcommercio è fatta da chi, come voi, in ogni territorio, in ogni città, in ogni angolo del nostro paese, vuole continuare ad assicurare lavoro, benessere diffuso e qualità della vita. Perché quando si spegne l'insegna di un negozio, di un ristorante, di un bar, di un locale, di uno stabilimento balneare, muore un pezzo del futuro di questo paese. E cari amici, con questo spirito stiamo lottando. Da mesi stiamo lottando insieme. E ci siamo battuti sempre per avere risposte rapide e mai per rallentare il passo. Ci siamo battuti sempre per dare un aiuto concreto agli imprenditori e mai per avere un titolo sui giornali. Ci siamo battuti sempre per essere ascoltati, mai per essere visti. Ci impegniamo per il presente, perché se non si sopravvive oggi non c'è futuro domani. Ci impegniamo sugli indennizzi a fondo perduto, che non sono sufficienti e che devono essere rafforzati per dignità e per giustizia. Ci siamo impegnati per spostare a lungo termine tutti quei costi oggi insostenibili che gravano sulle imprese. Penso alle tasse locali, penso ai finanziamenti, penso agli affitti, penso alle bollette. Pensare al domani
significa soprattutto non mollare oggi. Significa con la responsabilità che ci contraddistingue non rinunciare mai al dialogo, non rinunciare al confronto, significa non stancarsi nella proposta puntuale. E le vostre ragioni, le nostre ragioni, sono quelle di chi ha scelto il mare aperto del mercato, ma garantisce al Paese vivibilità, identità e solidarietà nella convinzione che nessuno si salva da solo. Le vostre ragioni, le nostre ragioni sono quelle dei tantissimi giovani e delle donne che proprio nel nostro mondo trovano un'occasione di vita, di lavoro, di futuro. Le vostre ragioni, le nostre ragioni sono quelle di un mondo che non potrà mai essere compensato per quello che ha perso, ma deve essere riconosciuto per quello che vale e per quello che è in grado di dare. Le vostre ragioni sono quelle di chi vuole ripartire e lo vuole fare da domani, e lo vuole fare da domani, e domani è già tardi, perché il futuro non si chiude, lo sappiamo tutti. Abbiamo investito nella sanificazione, abbiamo accettato le regole del distanziamento, abbiamo rafforzato l'alleanza con i consumatori, abbiamo difeso i nostri collaboratori e tutto per poter lavorare in sicurezza. E allora, cari amici, ci dicano perché siamo quelli che alla fine pagano più di tutti per i tanti, troppi lockdown. Ci dicano una volta per tutte, ce lo dicano con i numeri, se le nostre attività sono davvero quelle che vanno chiuse per prime per troppi mesi. Ce lo dicano e ce lo spieghino bene, perché noi vogliamo riaprire in sicurezza, perché la risposta all'emergenza solo con più chiusure è ormai una scelta insostenibile dal punto di vista economico e dal punto di vista sociale. Ogni giorno, lasciatemelo dire così, ogni giorno di chiusura in più è un metro di deserto che avanza nelle città italiane ed è un pezzo di futuro che si sgretola nell'identità del nostro paese. Noi siamo qui per il futuro e il futuro parte da un piano vaccini coordinato, diffuso, tempestivo e soprattutto senza incertezze, perché anche qui l'incertezza è il peggior nemico. Siamo per i vaccini e siamo per il passaporto vaccinale, che resta il prerequisito della normalità. L'incertezza non ci fa programmare, taglia le gambe al futuro. E cari amici, lasciatemelo dire, noi vogliamo credere, vogliamo ancora una volta e senza incertezze che le risorse promesse siano adeguate alle perdite tempestive. Vogliamo crederlo ancora una volta e aspettiamo di vederlo, perché solo così possiamo credere a quel cambio di passo che serve al Paese e che fino ad ora non abbiamo ancora visto. Cari amici imprenditori, cari amici
dalla FIPE, cari amici dei pubblici esercizi, oggi qui in piazza con voi, lo ripeto, c'è tutta la Confcommercio, ci sono gli imprenditori del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti, delle professioni, della cultura, ci sono i negozi di vicinato e gli ambulanti, la media e la grande distribuzione, ci sono gli alberghi e i servizi innovativi, ci sono le imprese dello sport e dell'intrattenimento, c'è l'intera filiera turistica che proprio nelle vostre attività trova un tassello prezioso e non sostituibile. C'è chi rischia e spera, perché noi siamo il simbolo di quanto è costata quest'anno l'incertezza, l'ingiustizia, la paura. Noi siamo il simbolo del paese che non si arrende. Noi vogliamo essere il simbolo dell'Italia che si rialza, perché amiamo l'Italia e amiamo la Confcommercio. Grazie. Grazie Presidente, grazie. Il Presidente ha detto una cosa che per noi è scontata, ma credo che per molti altri non lo è. Noi siamo veramente in ogni angolo d'Italia. Allora, mentre noi siamo qui, e vorrei ricordarlo, siamo qui in 130-150 rappresentanti territoriali perché amiamo rispettare le leggi. Ci capita così e quindi abbiamo fatto una manifestazione rispettando le leggi. Ma mentre noi siamo qui, e li ringrazio, in ogni parte d'Italia sono collegati, ne cito qualcuno, Milano ad esempio, ma abbiamo Alessandria, Ancona, Cuneo, Firenze, Genova, Lecce, li voglio dire tutti, Lecco, Mantova, Matera, Modena, La Gallura, Pescara, Ragusa, da Pozzallo, Napoli, Rieti, Savona, Torino, Perugia, Vercelli, Verona, dal nord al sud e tanti tanti altri, però noi oggi abbiamo qui anche qualche amico. Allora facciamo così, così portiamo un po' di storie sul palco, non parlo io ma parlano gli imprenditori, chiamo intanto due amici, poi ci alterneremo con qualche piazza e quindi chiedo ad Aldo e a Valentina se intanto incominciano a salire su e partiamo proprio da Aldo. Aldo, tu sei il vicepresidente vicario di FIPE. Sei il presidente di Confcommercio Firenze e so anche che è molto emozionato. Però lavori e soprattutto sei un barista, sei un ristoratore e lavori in una città d'arte. Com'è cambiato e che cosa significa quello che è successo per te? Beh, siamo nei guai, caro Roberto, ma prima volevo ringraziare di cuore il nostro presidente, che come un buon padre di famiglia è vicino ai propri figli nei momenti di grande difficoltà. Grazie Presidente, la sua presenza ci onora e ci dà uno stimolo forte in questo momento difficile per andare avanti, però io direi, insomma, nello stile di chi fa il mio mestiere, di essere pragmatico, chiaro. Siamo fuori tempo massimo. Non possiamo, dopo 14 mesi di sacrifici, di impedimenti, di chiusure, di condizionamenti, non possiamo più assistere da testimoni impotenti mentre le nostre imprese sono destinate al sicuro fallimento. Nessuno al mondo ha questo diritto. Nessuno può distruggere un progetto di vita, un sogno. Il lavoro di una vita, di famiglie, di collaboratori che sono la parte più preziosa del nostro lavoro, perché noi siamo al servizio del prossimo. La nostra vita è il lavorare per far star bene il prossimo. E avere ancora oggi, da ottobre, i nostri locali chiusi, spenti,
è come aver spento la nostra stessa vita. Siamo chiusi in zona rossa, siamo chiusi in zona arancione, siamo chiusi anche in zona gialla, al di là della fascia dell'ora di pranzo che più o meno coinvolge una parte marginale del nostro mondo. Perché noi siamo la casa fuori casa degli italiani. Noi è nella sera che accogliamo la gente, è nella sera che facciamo felici le persone, nei nostri locali, nei nostri luoghi. Ecco perché assistere anche nel vedere che ci sono alcune attività, tante persone che hanno diritto a lavorare e ad avere garantito l'esercizio di quel diritto, è vedere che solo noi abbiamo il dovere di stare chiusi, senza alcun diritto, senza alcuna protezione. È chiaro che poi succede quello che stiamo vedendo, che non ci appartiene quello che stiamo vedendo in questi giorni. Questa è la FIPE, questa è la nostra storia. Persone che amano il proprio lavoro, amano la propria città, amano il proprio paese. Ma insomma, anche se siamo composti per bene e corretti, non possiamo nemmeno permettere che ci manchino così di rispetto. Non si può chiudere le nostre aziende per decreto, quindi per decreto non possiamo avere nessuna fonte di entrata, ma non si fermano, non si bloccano le fonti delle uscite che stanno determinando la morte. Stiamo cadendo come birilli, come foglie in autunno, perché ogni fonte di costo, lo diciamo per ricordarlo a noi, ma magari per ricordarlo a chi, non lo so, sta da altre parti, ogni fonte di costo è la ridistribuzione di ricchezza prodotta. Ma se noi siamo chiusi, impediti per legge, per decreto, ma che cosa si può produrre? Che cosa si può ridistribuire? Debiti, disperazione, angoscia. Quindi se, come diceva il presidente Sangalli, non ritorniamo a vivere con dignità del nostro lavoro, non possiamo onorare alcun impegno, ma non perché non vogliamo, ma perché non possiamo. Noi eroghiamo beni e servizi, non stampiamo, non costruiamo soldi. E le nostre attività, Presidente, è bene ricordarlo, non si fondano su capitali, fondi finanziarie. Le nostre piccole, piccolissime attività si fondano sul lavoro. Se noi lavoriamo, produciamo e riusciamo a onorare i nostri impegni. Ma se non ci fanno lavorare, e se, Presidente, quei pochi ristori che ci danno servono solo per pagare gli interessi bancari dei nostri scoperti, dei nostri indebitamenti, dei nostri finanziamenti, perché è vero che i mutui li hanno bloccati, ma non gli interessi. Le assicurazioni si pagano, i costi fissi si pagano e noi stiamo fermi. Presidente, dobbiamo ripartire se vogliamo salvarci. Ed è bene ricordarlo, e lo diciamo con orgoglio, non siamo figli di un Dio minore. Allora, mentre Valentina si accomoda, credo ci sia Genova da qualche parte, credo, chiedo alla regia. Siamo collegati, ecco qui Alessandro Cavo. Chi è Alessandro Cavo? Il nostro presidente ligure, presidente di Genova. Alessandro è un ragazzo che hai quasi la mia età, dai Alessandro, più o meno, che aveva un sogno nella vita, passava sempre da ragazzo da una piccola pasticceria storica di Genova che era in disuso e lui l'ha riaperta lottando contro la burocrazia, dando una vita vera di nuovo al centro di Genova. Non so se era questa la presentazione che volevi, Alessandro, ma ci teneva a farla. Prego, se riesci a darci un po' il mood della tua piazza. Grazie Roberto e Roma, grazie della presentazione, troppo gentile, anche se sono più giovane. Oggi siamo in Piazza della Vittoria, la Liguria è presente, questa è la nostra piazza FIPE. Siamo
qui oggi, come tornare ligure, vicino al centro storico di Genova, che è più grande d'Europa, e con le due bellissime fiere d'entroterra ai nostri lati, che purtroppo sono deserte perché non ci sono i turisti che normalmente in questo periodo iniziano ad affollare le nostre terre. E in queste zone deserte i nostri ristoranti sono chiusi. Noi abbiamo dimostrato negli anni di resistere molto bene agli accidenti della vita, abbiamo avuto alluvioni, abbiamo avuto il crollo del Ponte Morandi, abbiamo dimostrato di saperci rialzare. Noi oggi siamo qui per chiedere di poterci rialzare. Noi abbiamo bisogno di fiducia nel futuro. Lo slogan di oggi è vogliamo un futuro, noi lo diciamo a gran voce qua da Genova. Abbiamo bisogno di una data di ripartenza, una data in cui noi possiamo iniziare a risollevarci. Troppi nostri colleghi sono caduti questo anno, troppi ristori promessi e non arrivati, troppo tempo tra una decisione e l'altra. La Liguria farà la sua parte nella ripresa del paese, ma ha bisogno di essere messa nelle condizioni di poterlo fare. Abbiamo resistito l'estate scorsa anche a un disastro autostradale che permane purtroppo, con la difficoltà di raggiungimento della nostra città. Nonostante questo, colleghi sono arrivati oggi da ogni parte della Liguria per essere vicini alle cause della FIPE, per essere vicini poi a Roma, affinché possiamo portare tutti insieme le nostre istanze presso le istituzioni, la nostra protesta composta e dignitosa, come si compete ad aziende che hanno necessità di essere rispettate per quello che sono, ovvero un pezzo importante del paese, un pezzo importante della socialità di questo paese. Un grande saluto e un abbraccio da Genova, sperando di poter partire tutti insieme quanto prima. Grazie Alessandro, grazie. Grazie davvero per il tuo saluto. Allora, mentre presento Valentina, magari facciamo vedere che non facciamo un bluff, noi siamo veramente in tutte le piazze. Non so se dalla regia possono mandare qualche altra immagine di piazza mentre presento Valentina. Questa credo sia Torino, vedendo lo stile sabaudo, credo che sia lei. Vedo Mautino lì che conferma che è autoctono. Chi è Valentina Piccabianchi? Innanzitutto un'imprenditrice, una società di catering. Beh, devo dire che l'anno per te non è dei più semplici. Si diverte nel settore del catering con una bella azienda, credo sia Latina. È un'imprenditrice che si è fatta da sola e in più è anche presidente del gruppo Donne Imprenditrici. Quindi abbiamo Covid, catering e donne imprenditrici. Me li metti insieme in due minuti, Valentina? Grazie. Grazie Roberto, mi ripresento e hai detto ahimè troppo di quello che avrei dovuto dire io. Grazie. Valentina Piccabianchi, 44 anni, imprenditrice generazione zero. Sono titolare di una società di catering e banqueting e in questi 14 mesi l'ho vissuti in una doppia veste, quella di imprenditrice nel settore del catering, che credo di non aggiungere altre parole a quelle che in questo tempo abbiamo tanto detto, perché siamo il settore fermato per primo che ancora non riparte, e quando tutto ripartirà, ahimè, avremo altri 6-8 mesi davanti, perché è un lavoro fatto di programmazioni medie e a lungo termine. E quindi E poi la seconda veste è quella di donna imprenditrice e rappresentante con onore di tutte le donne che vedo anche qui presenti, e ringrazio che tutte le presidenti dei territori oggi sono qui, tutte, e collegateci se ce ne sono molte altre. Mi onoro di rappresentarle, ho pochissimi minuti e sento alle spalle il controllore, per cui vi dico pochissime cose. Io in questi mesi devo rappresentarvi donne caparbie, tenaci, in equilibrio, ci siamo unite, ci siamo confrontate, non abbiamo mai perso un secondo la pace nel cuore e la serenità nella testa, nonostante tutto e nonostante questo tempo sia stato per noi una realtà aumentata, perché noi siamo abituati a organizzare con precisione tutto, dalla vita privata alla vita lavorativa, ma in questa realtà aumentata, ahimè, abbiamo dovuto supplire a tutti i vuoti dei servizi
sociali, le istituzioni, la scuola, la DAD, mamme, mogli, imprenditrici, lavoratrici, il nostro settore pubblici esercizi sappiamo che è espressione grandemente femminile. Noi lo diciamo sempre che le donne sono l'ospitalità, le donne sono inclusive per natura. E allora, detto questo, ci hanno tanto definito resilienti. Io credo che più che resilienti noi siamo antifragili, perché il concetto dell'antifragilità è un passo oltre la resilienza, perché l'antifragilità porta alla resistenza allo stress, ma al miglioramento e al guardare al futuro. E visto che il futuro noi lo creiamo, perché diamo la vita, lo rivogliamo, siamo pronte. Non parlerei per le donne di ripartenza, perché le donne non si sono fermate un attimo, nonostante le aziende siano state chiuse. Per cui, come dico spesso al mio presidente Stoppani, dammi solo fiducia, date fiducia alle donne, perché noi siamo pronte e le donne dei pubblici esercizi sono veramente cariche per riaprire, riaccogliere con amore, con attenzione ai dettagli, con quel dare più di quello che uno può attendere. Vi ringrazio. Grazie. Grazie Valentina. Chiedo alla regia se ci mandate Firenze, credo. Eccoli qua, vedo Franco, Marco, Valenza. È lì Franco, hai allora, due, la piazza la è tua. La Toscana del commercio, del turismo e dei servizi, la Toscana della ristorazione, la Toscana dei pubblici esercizi c'è! Marco Valenza. Buongiorno. Allora, io sono il titolare di due caffè storici nel centro di Firenze, Pascoschi e Gilli. È risaputo che i centri storici delle città d'arte hanno pagato il prezzo più importante, più caro di questa pandemia. Le nostre attività hanno perso fino all'80% del fatturato e i ristori e la tanto proclamata potenza di fuoco del vecchio governo ci è riuscita a dare solo un 4% del fatturato a fronte di un 80% di perdita. Le nostre attività, solo i miei due locali danno lavoro a 90 dipendenti, che oltre a costituire un valore inestimabile professionale sono un prolungamento della nostra famiglia, perché senza i nostri dipendenti noi non saremmo niente. Quindi chiediamo al governo che, se non ci può dare ristori, quantomeno ci tolga le spese. Paghiamo contratti di affitto stipulati in una realtà che non c'è più, e quindi viene meno il principio sul quale sono stati stipulati. Non possiamo sostenere questi costi da soli. Bisogna che il governo, ripeto, ci tolga veramente i costi. Questa è la prima cosa, e speriamo di ripartire per non aprire mai più. Non vogliamo più chiudere, bisogna tornare a una normalità il più presto possibile. Concludo dicendo che bisogna che la politica metta il principio della meritocrazia al primo posto, puntando su incentivi che tengano conto delle perdite di fatturato certificate dai bilanci, e si schieri una buona volta dalla parte di quelle imprese che da sempre generano un valore, pagando le tasse in questo paese e facendo della sostenibilità aziendale un valore imprescindibile. La speranza è l'ultima a morire. Speriamo in questo governo. Grazie. Grazie a Marco. Grazie. Grazie davvero a Marco, grazie a Franco. Facciamoci sentire, più di 1000 persone in questa piazza. Facciamoci sentire. Bravo, bravo, un saluto a... Vogliamo riaprire, vogliamo una data certa oggi. Grazie, grazie davvero alla città di Dante. Beh, io direi che chiamo due persone, poi so che una terza sta facendo un'intervista, ma ci raggiungerà. Matteo ed Erminio, sembrano un po', come si dice,
La coda è la punta, però entrambi hanno la stessa passione, che è quella di dare da mangiare e di far da mangiare anche molto bene. Inizierei con Matteo, se tanto Erminio, tu sei giovane, quindi diamo precedenza a Matteo. Matteo rappresenta, chi è Matteo? È un giovane imprenditore di Ferrara, un'altra di quelle persone che si è fatto da sola. A Ferrara ha un locale che sembra di stare a New York, e soprattutto, anche, il presidente dei giovani imprenditori della federazione. Che significa come giovani? E qui vediamo Milano, fra l'altro, l'EPAM Milano, saluto tutti gli amici milanesi che sono qui collegati, credo, da quel poco che capisco, dal Bar Bianco a Milano, mi sembra di riconoscere qualche amico. Matteo, a te, 2 minuti. Grazie. Ti prego, se no mi sparano. Grazie. Grazie Roberto della parola. Sono appunto Matteo Musacci, rappresento la FIPE della mia città e della mia regione, ma soprattutto rappresento la FIPE Giovani, un vanto, davvero un onore, rappresentare tutti quei ragazzi under 40 che rappresentano il pubblico esercizio in Italia. E il pubblico esercizio in Italia è rappresentato dal 40% di imprese giovanili, da ragazzi sotto i 40 anni, imprenditori che costituiscono appunto la struttura portante del nostro settore. E la maggioranza di questi giovani sono donne, giovani donne, di cui prima parlava Valentina. Ristoranti, bar, discoteche, aziende di catering e banqueting, gestiti da imprenditori di prima generazione, con imprese molte volte nate poco prima della pandemia e per questo più fragili economicamente, ma anche giovani con una tradizione lontanissima, in pieno passaggio generazionale, che rischiano di veder cancellata per sempre una tradizione iniziata dai nonni e dai loro bisnonni. Vogliamo una data, perché dopo più di un anno di chiusure o aperture a metà, o si ha e si dà una prospettiva di futuro, oppure il futuro del nostro comparto non ci sarà, perché il futuro siamo noi. Vogliamo una data perché non sappiamo fare altri mestieri, non vogliamo essere obbligati a fare altro nella vita. Siamo spesso nati e cresciuti nei locali dei nostri genitori, facendo spesso i compiti ai tavoli del ristorante chiuso, passando Natale, Capodanno, Pasqua, servendo caffè e pasti caldi. Ma siamo anche quelli che magari hanno imparato a fare un cocktail in discoteca o si sono pagati gli studi servendo ai tavoli il sabato sera e poi hanno aperto un locale perché era la cosa che desideravano più di ogni altra. Vogliamo una data perché siamo stremati. E ricordo sempre che non ci basta dire stiamo riprogrammando le aperture. Nel Regno Unito a metà marzo hanno detto che il 12 aprile avrebbero riaperto i pub e ieri sera i pub in Inghilterra erano aperti. Vogliamo una data perché siamo stremati economicamente ma anche psicologicamente, ma siamo qui civilmente perché amiamo il nostro lavoro, perché vogliamo il futuro, perché il futuro siamo noi. Beh, in queste settimane mi è concesso, Presidente, togliersi un sassolino ogni tanto, no? In questi mesi, in queste settimane, quanti di noi hanno seguito i follower su Facebook? Questi non sono follower su Facebook, questi sono persone in carne e ossa con il loro lavoro e la loro storia. Ora, mentre mi sono tolto il sassolino, però credo che da qualche parte, adesso non vorrei sbagliarmi perché ragazzi qui, Ancona, vediamo un po' la piazza di Ancona se ce l'abbiamo lì, perché ad Ancona qui entriamo un po' nell'alta ristorazione, poi abbiamo ovviamente il dolce dopo, no, però ancora mi sembra che non sono ancora pronti e quindi io andrei direttamente su un giovane della federazione. Questo signore qui, Erminio, spero di non metterti in imbarazzo, però ti faccio una presentazione così. Questo signore qui è un signore che da niente ha creato un impero, è uno dei 3 stellati Michelin, credo che tuo figlio sia stato il più giovane stellato Michelin, tristellato Michelin al mondo. E allora, siccome ogni tanto c'è, perché ho chiesto a Erminio, che non è uno che ama parlare in pubblico, ma perché gli ho chiesto di essere qui? Perché ogni tanto c'è la vulgata che, ma tanto i ristoratori stellati chissà quanti soldi fanno, chissà. Allora ci racconti un po'
cosa significa gestire un'impresa come la tua. Grazie. Beh, grazie per avermi invitato. Come avrete capito, non è che amo parlare molto in pubblico. In questi 59 anni di mio lavoro sul petto, sulla ristorazione, non mi è mai capitato di vedere quello che stiamo vivendo in questo periodo. E soprattutto non mi è mai capitato, e lì sono un po' deluso, perché quando è iniziato le chiusure, il governo precedente si aveva tranquillizzato dicendo tutto il personale lo mettiamo in cassa integrazione, gli diamo l'80%, però con un tetto di 900 euro, 1200, però non ha rispettato le regole. Le regole sono quelle che dobbiamo pagare, mantenere le costanze e non pagare in ritardo, sì, no, tutto quanto. A noi avevano promesso un 20% sul mancato fatturato. Non è stato rispettato né per i piccoli né per i grandi. Per i grandi, nel caso mio, ecco, ho creato un impero, lo sto pagando quell'impero. Perché se dovessi riprendere farei tante piccole aziende che forse avrei ripreso molto di più. Attualmente ho preso una piccola parte che è una formica, però diciamo il governo ti ha autorizzato a indebitarsi, ci siamo indebitati notevolmente. Sì, in 6 anni abbiamo dato i debiti per i nostri nipoti. Chiudo qua, ma non chiudo qua, chiudo qua questa parte, però partiamo dalla parte positiva. La ristorazione, io parlo della ristorazione stellata, ma anche non, perché sono nato dal non stellato. Abbiamo dato la nostra passione, la nostra anima, ci abbiamo messo dentro tutto il nostro sapere e la nostra conoscenza di cose. Noi siamo un faro vuol dire degli obiettivi da raggiungere. Attraere, portiamo turismo gastronomico, facciamo cultura, nelle nostre cucine diciamo che facciamo anche scuola, formazione, e tanti dei nostri allievi hanno aperto e ci rappresentano nel mondo. Noi vogliamo, sappiamo che il mondo è cambiato, in questo momento di chiusura ci siamo un po' ridettati per riformulare una nuova ripartenza, però non possiamo più aspettare perché abbiamo l'acqua alla gola e oggi chiediamo che vogliamo una data di ripartenza, una data per assicurare ai nostri dipendenti che possono tornare a lavorare, che possono prendere i loro stipendi in tranquillità. Rispettiamo i protocolli, ma lasciateci lavorare. Grazie. Grazie Presidente, grazie Alaimo, hai ragione Aldo, lui è Alaimo, però io per me è Erminio, che devo fare? Allora, vediamo un attimo ancora, perché pioveva prima, però si sono rifugiati all'interno, vediamo, eccoli qua, quindi non erano una comparsa, ci sono e credo che lì c'è Moreno, se ti vedo bene anche te di Stelle Michelin te ne intendi, Moreno, a te la parola. Ecco, guarda, piazza bagnata, piazza fortunata, mi sembra che siamo l'unica piazza con la pioggia, tanto che ci siamo dovuti poi spostare all'interno della sede di Confcommercio. Siamo tantissimi, siamo orgogliosi di questo collegamento e ci sono più di 200 operatori naturalmente ora distribuiti nelle varie sale della sede, e abbiamo all'inizio raccolto anche noi delle testimonianze dei nostri colleghi, addirittura uno dei nostri colleghi usciva da poco dal Covid, quindi è stata una testimonianza molto toccante. Il comparto qui nelle Marche è importantissimo, crea un fatturato notevole e insieme alle opere d'arte che abbiamo genera un turismo che negli ultimi anni aumenta costantemente. E tutti soffriamo, tutti. All'inizio ci fai un po', non l'abitudine, ma dici va bene, dai, resisto un po'. E poi ognuno di noi prova con il delivery, con l'asporto, poi non ne puoi più.
E adesso siamo nel momento che non ne puoi più, quindi sta finendo la speranza, sta finendo un attimo il sorriso. Quindi abbiamo bisogno di una data certa, come hanno detto i nostri colleghi, un po' quello che fu l'anno scorso la fatidica data del 18 maggio. Perché? Perché il nostro comparto ha bisogno di programmare con garbo e competenza, perché con questo garbo poi lo trasmettiamo e lo riconoscono i nostri clienti quando vengono nelle nostre case, che escono con il sorriso e felici. Quindi per dargli questa sensazione dobbiamo riceverla anche noi e dobbiamo programmare la riapertura. Questo è molto importante. Siamo qui e anche per questo motivo non vogliamo, come nostro stile, le manifestazioni violente. Questa manifestazione pacata, ricca di contenuti, ci impreziosisce, ecco, e quindi la nostra associazione diventa sempre più forte. Lottiamo, continueremo a lottare in questo modo e lo facciamo per tutto il nostro comparto. Quindi tutti noi vi salutiamo e proseguiamo con i lavori di questa giornata, direi fantastica, veramente complimenti a tutti per questa organizzazione. Detto da Moreno Cedroni, prendo il complimento e lo estendo, ma poi ringrazierò chi di dovere. Allora chiedo intanto a Maurizio di salire, perché la FIPE spesso e volentieri viene sostanzialmente incentrata solo sulla ristorazione. La FIPE è molto di più, sono i pubblici esercizi, allora non c'era spazio per far parlare tutti, ma non lo so, da qualche parte c'è Tonino Capacchione per gli stabilimenti balneari. Tonino, non ti vedo, però insomma lo saluto, sta facendo un'intervista. E ovviamente sono gli stabilimenti balneari, Cangianelli del gioco lecito, eccolo lì. Sono tante le anime che compongono la federazione. Una delle anime più importanti sono certamente i locali da ballo. Ecco, se o discoteche, come tu mi chiedi sempre di chiamarle, se c'è un settore che è sempre stato chiuso, tranne forse un paio di settimane, un 10% dei vostri che aveva gli spazi all'esterno, siete proprio voi. Come si fa a resistere, Maurizio Pasca, presidente del SILB, ad un periodo così difficile? Questo dovremmo chiedere al presidente del Consiglio, illuminato economista. Il settore da me rappresentato è chiuso ininterrottamente, tranne quel 10% che ha potuto riaprire appena 30 giorni quest'estate, per poi essere chiuso definitivamente il 17 di agosto. Con ordinanza da parte del ministro Speranza, il 90% delle attività è chiuso ininterrottamente, appunto, da 14 mesi. Hanno chiuso definitivamente il 30% delle aziende in questo periodo e un ulteriore 40% sarà destinato a chiudere se non riapriremo quest'estate. Di fatto si azzererà un intero settore economico del paese e sappiamo tutti quanti quanto vale l'intrattenimento, che cosa ha rappresentato negli anni 80-90 la Riviera Romagnola, cosa rappresenta attualmente per il Salento. Però, nonostante tutto, siamo chiusi da 14 mesi, quest'estate siamo stati anche accusati di essere gli untori di questa pandemia. Niente di più ignobile. Tra l'altro dicono che siamo attività non essenziali, ma sappiamo tutti quanti che non è così, perché dietro un'azienda ci sono investimenti, ci sono sacrifici, lavoratori, famiglie. Siamo stati un settore completamente abbandonato dallo Stato. Per noi nemmeno una parola. Soltanto qualche piccolo ristoro economico. Ci hanno tolto la dignità del lavoro. Cioè, oltre a fare attività politica e sindacale, perché sono appunto presidente del SILB, ma anche vicepresidente di FIPE, sono anche un imprenditore. La mia azienda ce l'ho nel Salento. 45 dipendenti. Cosa chiedo? Chiedo naturalmente una riapertura immediata con le relative norme di sicurezza, perché il problema, oltre che economico, sta diventando anche psicologico.
sgravi fiscali a prestiti a lungo termine garantiti dallo Stato per le aziende che saranno sopravvissute a questa pandemia. E poi per finire chiedo una visione per il futuro delle mie figlie, che sin da quando erano adolescenti mi hanno aiutato nella gestione della mia azienda e per non veder fallire i loro sogni. Grazie. Grazie Maurizio. Allora, completiamo, poi chiederò alla regia dopo se fa vedere anche le altre piazze che non ho chiamato, ma altrimenti saremo qui un paio d'ore. Credo ci siano gli amici di questo è soltanto per farvi capire che non siamo Facebook, noi siamo volti, facce, uomini, donne. Napoli, non so se c'è Napoli, eccolo qui, eccoci con Massimo Di Porzio da Napoli. Massimo, buongiorno. Buongiorno, so che negli giorni scorsi avete fatto tante manifestazioni in piazza, oggi siete in una sorta di comitato, assemblea permanente giù nella sede della Confcommercio Campania. A te due minuti. Sì, sì, grazie. Saluti dalla Campania, appunto, da Napoli, dalla quella che ho definito la terra del sole, del mare, delle eccellenze, dell'enogastronomia, del turismo balneare, insomma, nell'intrattenimento. Questo ha portato, diciamo, dal 2016 al 2019 a un incremento dell'incoming turistico del 25%. Non a caso ieri De Luca parlava di vaccinazioni per il comparto turistico, perché lui sa benissimo qual è l'impatto delle categorie dei pubblici esercizi e del turismo sull'economia regionale. Tutto questo però prima della pandemia, prima del Covid, e permettetemi di dire, prima di alcune scelte scellerate del governo nazionale e locale, che in pratica ci ha messo in un angolo, ci ha chiuso 200 giorni, diciamo, tra zona rossa, zona arancione e, diciamo, lockdown generalizzato. Numeri implacabili, 8 miliardi di fatturato perso, e quello sopra 50.000 lavoratori che hanno perso il lavoro, e soprattutto un'azienda su quattro che o ha già chiuso o è in procinto di chiudere. Attenzione, che quando io parlo di chiusura dico aziende che comunque non ce la fanno e che comunque corriamo il rischio di lasciare nelle mani di una criminalità organizzata che è sempre pronta con, diciamo, le loro risorse a recepirle. E quindi che cosa fare? Sicuramente quelli che io chiamo indennizzi, perché, diciamo, io sono contro la parola ristori, perché siamo noi che ristoriamo gli altri. Noi dobbiamo avere degli indennizzi, perché noi siamo stati chiusi ope legis, siamo stati chiusi per decreto e quindi ci spettano. E questi indennizzi, diciamo, devono essere non solo sulla base del fatturato, ma anche e soprattutto sulla base del periodo che, come dicevo, in Campania sono circa 200 giorni, in cui siamo stati chiusi senza poter produrre reddito, senza poter, diciamo, dare dignità ai nostri lavoratori e alle nostre imprese. Quindi questo in primo luogo. E poi vogliamo futuro, noi abbiamo delle, diciamo, delle grandi opportunità, diciamo, nel futuro ci aspettano. Qui in Campania c'è Procida, che nel 2022 sarà capitale mondiale della cultura, e quindi, diciamo, a gran voce dobbiamo chiedere una data certa per la ripartenza. Grazie Presidente, Massimo. Dobbiamo chiedere dignità per le imprese che sono in grande difficoltà. Grazie. Grazie a voi Massimo e un saluto a quella splendida, splendida città. Allora, avete visto, in giro ci sono un po' di amici che ci sono venuti a trovare, c'è Cristina Bauerman con il suo ciuffo viola, ci sono gli amici della FIC, gli amici dell'APCI, saluto davvero Rocco Pozzullo della FIC, Sonia Re dell'APCI e tanti altri amici che ci hanno voluto mandare la loro solidarietà. Però abbiamo anche 8-9 amici un po' speciali che non potevano essere per motivi di sicurezza qui, ma che ci hanno voluto mandare un saluto. Chiedo alla regia se ce lo manda e ce lo vediamo. Sono Viviana Varese, una stella Michelin a Milano. Sono Giancarlo Morelli, sono un ristoratore e chef da parecchi anni. Sono Ciccio Sultano e faccio il cuoco. Sono a Ragusa, in Sicilia. Carissimi amici, non sono lì con voi, ma sono con voi. Sono Moreno Cedroni, cuoco qui alla Madonnina del Pescatore di Senigallia.
Salve, sono Cristina Bauerman, ristoratrice di Roma. Buongiorno, sono Claudio Sadler, ristoratore a Milano. Buongiorno, sono Chicco Cerea del ristorante da Vittorio. Sono Maurizio Zanella, presidente e fondatore di Cadelbosco. Presidente delle Soste e consigliere FIPE. Oltre che essere socio della FIPE, sono socio e anche consigliere del gruppo delle Soste. Perché aderiamo il 13 aprile alla manifestazione della FIPE? Perché voglio una data certa, rispettando la legalità. Sono qui per lanciare un grido di dolore, dobbiamo riaprire. La cucina italiana è stata calpestata, è stata umiliata a mio avviso. Abbiamo bisogno di riaprire, dateci una mano, questa è la cosa più importante se vogliamo far sì che i ristoranti tornino a vivere. Da nord a sud, tutti noi ristoratori vogliamo ripartire e vogliamo ripartire in sicurezza. Oggi io appoggio questa pacifica, democratica espressione di dissenso. Voglio ripartire in tutta legalità, ma ho bisogno, ho voglia di ripartire, datemi una data. Voglio una data certa di apertura per me e i miei ragazzi. Abbiamo dimostrato che sappiamo applicare tutti i protocolli, sappiamo lavorare bene in sicurezza. Voglio ripartire in sicurezza. E reitero la necessità di una certezza nella programmazione, perché è l'unica maniera per sopravvivere. Quindi aderisco alla manifestazione del 13 e dateci una data. Non lo sono per ragioni di sicurezza, perché non possiamo chiaramente essere in troppi a protestare. Questo settore è da oltre un anno in una crisi profonda e necessita urgentemente di misure a sostegno di una crisi, soprattutto per quanto concerne i costi fissi che queste aziende hanno e non riescono, a cui non riescono a far fronte. Stiamo perdendo la fiducia, stiamo perdendo il mordente, quindi è importantissimo ora più che mai riaprire. Aiutiamo la ristorazione italiana e viva la cucina italiana ad andare avanti. Grazie. Forza, tutti insieme ce la faremo. Allora, dicevo che ci sono un po' di amici in giro, tanto poi adesso non chiamo più piazze, sennò non la smetto più, ma magari poi lascio alla regia di divertirsi con qualche immagine di tutte le persone che sono collocate. Ma fra i tanti amici che ci abbiamo qui, abbiamo oggi qui con noi, ce n'è uno che ha fatto del legame fra territorio e valorizzazione dei prodotti del territorio, forse la sua religione personale, un grande amico della federazione. Io gli chiederei, magari lo metto un briciolo in imbarazzo, non è tanto costruita, ma Davide Rampello, se ci viene in 3-4 minuti a farci un saluto. Davide. Grazie. Devo dire che in questo momento il sentimento più forte che ho è emozione. Sono sinceramente emozionato dalla testimonianza vostra. E quello che mi viene in mente subito è se l'opinione pubblica, se le istituzioni hanno veramente capito l'importanza sociale e culturale del vostro lavoro. Abbiamo parlato di impresa, di economia, straordinario, ma l'importanza sociale e culturale, che è altrettanto importante. I vostri luoghi sono i luoghi della comunità, dove si riuniscono la comunità, dove gli uomini celebrano la cosa più importante, che si chiama convivio, vivere assieme. E questa cosa non è formidabile, non è importantissima, non è un dato culturale straordinario. Voi siete i narratori dei territori, voi siete protagonisti della cultura del territorio, fate parte integrante del paesaggio del territorio. Se c'è una chiesa, c'è un quadro, c'è un ristorante, è la stessa visione culturale. E poi siete narratori di cultura, perché quando raccontate un vino, un formaggio, un salume, un piatto, vuol dire poi raccontare ancora una volta le storie di donne, di uomini che esplicano il loro sapere, il loro saper fare. Questo è uno dei danni
fondamentali. In un paese come l'Italia, voi siete protagonisti della cultura e della socialità di questo paese, ed è questo che mi emoziona, vi assicuro. Grazie. Grazie Davide, grazie anche per questa piccola improvvisata, però ci tenevo e ci tenevamo, credo, tutti. Stiamo volgendo alla fine di questa assemblea, davvero non straordinaria secondo lo statuto, ma straordinaria nella modalità. Credo ci fosse bisogno di un segnale di questo tipo. E quindi, prima di passare la parola all'ultimo intervento, permettetemi, di solito i ringraziamenti si fanno alla fine, però poi l'attenzione cala e magari non vengono colti. Quindi permettetemi due o tre ringraziamenti. Innanzitutto a tutti i colleghi sul territorio, a tutti quelli che sul territorio ogni giorno, dando la loro assistenza, con la pazienza, hanno svolto veramente un ruolo da corpo intermedio, che non significa aizzare, significa essere nel mezzo, saper parlare alla pancia ma anche alla testa, anche magari a volte non dormendoci la notte o prendendosi qualche insulto. Quindi grazie a tutta la rete di Confcommercio, è la cosa più sentita che posso fare. Ai dirigenti politici della federazione per la fiducia che ci avete dato, permettetemi Valentina, perché lei sa, se siamo qui è molto merito della sua capacità organizzativa, a tutto lo staff che non si riposa. Noi continuiamo a dire che è un po' come se stessimo organizzando il cenone di Capodanno da un anno e mezzo a questa parte, non vediamo l'ora che riniziate a lavorare, così ci riposiamo noi. Però due ultimi ringraziamenti, ovviamente Presidente Sangalli, però due ringraziamenti particolari permettetemi di fare. Uno va a tutte le forze dell'ordine, che sono in questa piazza, che ieri è stata una piazza testimone di atti che io non qualifico e che nessuno di noi qualifica, perché non hanno nulla a che fare con noi. La secondo ringraziamento non può che essere per il Presidente della Federazione che salgo, un uomo che quest'anno si è veramente caricato sulle spalle un settore, se l'è caricato. Ci sono state giornate difficili, giornate complicate, nottate lunghe, e lui non ha mai fatto mancare fiducia a tutti noi e anche una linea da seguire, e questo lo fanno solo i leader. Presidente. Allora, innanzitutto buongiorno e un ringraziamento anche da parte mia. Non so se sono un leader, ma con quella che è la condizione del nostro settore, quella che è anche la gravosa responsabilità aggiuntiva di rappresentare una categoria disastrata, si sente soprattutto in questi momenti. Comunque, a parte questa premessa, mi tocca innanzitutto, insomma, portare un saluto agli amici e colleghi della FIP e della Confcommercio in presenza e collegati da tutta Italia. Un ringraziamento anche al Presidente Sangalli e anche buongiorno anche da parte mia a tutti voi che avete avuto la cortesia e la benevolenza di ascoltare questa assemblea straordinaria. Per cui, insomma, si sente anche la mia emozione e mi tocca chiudere questa assemblea straordinaria della federazione che io rappresento. Un'assemblea straordinaria perché convocata in un tempo drammatico, al di fuori di ogni normalità, in luoghi simbolo, alla porta delle istituzioni, a cui vogliamo mandare un messaggio chiaro. Ma d'altra parte, per quanto ci riguarda, anche un'assemblea normalissima per la nostra federazione, rispettosa, civile, partecipata, chiara nei contenuti, in linea con la storia, lo stile e i valori della federazione che ho l'onore di rappresentare, in linea con il lavoro che facciamo tutti i giorni. Dicevo, in linea con il lavoro che facciamo tutti i giorni, che è quello di dare pubblicamente volto e voce ai problemi, ai bisogni e alla disperazione delle imprese e degli imprenditori che rappresentiamo. A nome di questi imprenditori, insieme a questi imprenditori, noi oggi abbiamo voluto affermare due cose. Innanzitutto che noi siamo qui, un'affermazione di presenza che può apparire quasi pleonastica, ma che è diventata necessaria per un settore trattato da invisibile, considerato tecnicamente non essenziale, nonostante produca reddito, produca lavoro e benessere almeno quanto e più di altri. Un settore che è stato umiliato e mortificato nel trattamento
imputato a più riprese della responsabilità dei contagi e informato troppo spesso della propria sorte a poche ore dall'entrata in vigore dei provvedimenti governativi. Un settore anche che è stato offeso nella sua dignità economica e sociale, nella discriminazione tra chi ha il diritto di lavorare e se impedito è coperto da giuste, sacrosante protezioni sociali e chi invece, come noi, come ha detto bene il nostro vicario Cursano, ha solo il dovere di rimanere chiuso. Possono forse sembrare termini forti, visto il contesto sanitario di persistente gravità di cui siamo assolutamente consapevoli, ma non sappiamo trovare altri termini se a distanza di oltre un anno dall'inizio dell'emergenza sanitaria l'unica costante nei provvedimenti emergenziali rimane il blocco totale, parziale o ad intermittenza dei pubblici esercizi, con l'amara constatazione poi che il sacrificio imposto al nostro settore risulta alla prova dei fatti inutile, visto l'andamento dei contagi e le risultanze di dati sanitari. Dobbiamo dunque ribadire che noi siamo qui, i bar, i ristoranti, il catering, le pasticcerie, le discoteche, gli stabilimenti balneari, le sale da gioco lecite, il mondo dei pubblici esercizi è qui, c'è e merita di essere considerato. E merita di essere considerato e valorizzato per quello che è, cioè straordinario strumento di coesione sociale, elemento imperdibile per l'identità e l'attrattività del nostro Paese, strumento di promozione all'incrocio di due filiere economiche strategiche, quella agroalimentare e quella turistica. Così noi siamo qui e i pubblici esercizi italiani sono tanti. Sono tantissimi, oltre 300.000 imprese disseminate lungo tutto il Paese, ma non sono solo numeri, sono i volti e le mani di gesti quotidiani, del caffè, del pranzo o della cena fuori casa, i luoghi della socialità sicura e del servizio alle città, punti di riferimento nei piccoli centri e nelle periferie. Sono una componente simbolica e concreta della vita quotidiana degli italiani, dei loro ricordi e del loro immaginario. E i pubblici esercizi, tutto questo, vogliono continuare ad esserlo. Vogliono continuare ad esserlo lavorando non per mettere a rischio il Paese, ma per mettere in sicurezza un patrimonio imprenditoriale e sociale che contribuisce al benessere e al futuro di tutti. Per questo oggi abbiamo detto anche che vogliamo futuro. Avere un futuro significa disporre di misure emergenziali adeguate, precisando innanzitutto che una cosa è aver perso fatturato per fatti contingenti, ben altra cosa è averlo perso perché si è stati obbligati a chiudere. Non sarà certo possibile. Dicevo, non sarà certo possibile risarcire tutto quanto è stato perduto. Né lo si pretende, ma è degno di un paese liberale e democratico che chi è stato più penalizzato venga maggiormente sostenuto, come è stato ragionevolmente fatto in tanti altri paesi. Intervenendo anche sui temi della liquidità, del credito, della fiscalità, delle locazioni commerciali che altri colleghi hanno già richiamato. E poi soprattutto, e sottolineo soprattutto, avere un futuro significa per noi poter lavorare, significa poter riaprire in sicurezza, con consapevolezza, con i dovuti controlli, anche con una controllata gradualità nel rispetto della delicatezza della situazione. Ma vogliamo farlo subito e senza un'estenuante dilazione nei tempi e un apri e chiudi che confonde e mortifica. Ai pubblici esercizi sono stati assegnati onerosi protocolli sanitari, la cui rigorosa e vigilata applicazione siamo i primi a pretendere. Anzi, aperte, proprio le nostre imprese possono dispiegare al meglio la loro funzione di presidio e di mantenimento della qualità della vita e dei livelli di sicurezza.
vogliamo, dicevo, fare il nostro mestiere, lo vogliamo fare al meglio. Chiediamo con rispetto alla politica di ritornare anche a fare il proprio mestiere, che è quello di programmare, progettare ed indurre gli avvenimenti, incominciando a recuperare gli inaccettabili ritardi nella campagna di vaccinazione, dal momento che proprio i vaccini sono un atto di civiltà, prerequisito di normalità, come ha sottolineato il presidente Sangalli, e anche questione di competitività economica dei paesi, visto che pesano sulle ripartenze delle attività. Noi siamo qui, vogliamo futuro, meritiamo rispetto, come lo merita il modello di vita e la storia e l'identità italiana che il nostro settore esprime e orgogliosamente rappresenta. Noi siamo qui per il nostro lavoro, vogliamo futuro, un futuro per noi e un futuro migliore per tutto il Paese, grazie anche al contributo che possiamo dare. Grazie a tutti. Quattro piazze italiane, numerosi, coraggiosi, ordinati, silenziosi e pacifici, ma determinati, perché vedono il futuro loro, delle loro aziende, delle loro famiglie, del loro progetto di vita in vero pericolo. Queste misure sono necessarie per rimetterci in piedi. Chiediamo però con forza che si renda giustizia ad un settore che oggi è sia a terra, ma che vuole tornare a correre sulle sue gambe. Lo chiediamo per la storia delle nostre imprese, per il presente delle nostre famiglie, ma soprattutto e anche per il futuro dei nostri giovani, delle nostre città e del nostro paese. Grazie.